vi racconterò attraverso alcuni esempi brevi, sintetici, ma paradigmatici di come effettivamente nel settore della ricerca dell'università è possibile anche sfruttare i dati open. Nel corso della presentazione, un po' anche per esigenze di sintesi, non entro nel dettaglio su quali dati effettivamente possono essere classificati a pieno titolo come open, oppure perché per qualche, diciamo, difetto di attribuzione della licenza ancora non lo sono. Però effettivamente dal nostro punto di vista di utenti del mondo della ricerca e dell'università, questi dati sicuramente sono quella tipologia di dati che possono essere a disposizione per attività di ricerca, quindi per la produzione di nuovi strati informativi, di nuovi elaborati, di nuove mappe, o per l'effettuazione per esempio di esercitazioni di attività didattica. Nella presentazione, che poi chiaramente troverete anche in rete, ci sono tutta una serie di link. Il primo fra tutti è quello dell'unità tecnica alla quale appartengo, l'unità tecnica modellistica, energetica e ambientale, una delle unità tecniche su cui si articola l'attuale struttura dell'ENEA, l'Agenzia Nazionale per l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. E UTMEA è un'unità tecnica che ha come, diciamo, aree principali di ricerca le scienze della terra e l'informatica, ma ha tutta una serie poi di ambiti applicativi di ricerca che vanno dalla modellistica allo studio dei cambiamenti climatici, alle problematiche della sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e delle infrastrutture cosiddette critiche, alla geomatica, alla definizione delle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e così via. Consultando il sito dell'unità tecnica troverete più in dettaglio tutte queste informazioni e troverete anche una serie di, per restare in tema appunto di dati, una serie di dati di libero accesso. Ancora non abbiamo organizzato questi dati, diciamo, per una fruizione pubblica più completa anche in termini di licenze, perché effettivamente qui stiamo ancora nel settore della ricerca vera e propria. Però questi sono dei dati sperimentali, ad esempio questi che vi faccio vedere, che sicuramente sono utili per ulteriori attività di ricerca, cioè sono dei dati che trovano un loro primo e pronto riutilizzo in altre attività di ricerca. E faccio per esempio riferimento ai dati prodotti dalla nostra stazione di Lampedusa, gestita appunto dall'ENEA, dove sono presenti tutta una serie di dispositivi e di strumentazioni per la misurazione in tempo reale di tutta una serie di grandezze collegate all'atmosfera, CO2, particolato e così via. Attraverso poi i link che troverete sul sito di UTMEA, per esempio, è possibile accedere a banche dati e repository distribuiti presso i quali l'ENEA archivia i risultati, per esempio, delle misurazioni effettuate in continuo o in momenti particolari dalla stazione di Lampedusa. Ci sono anche dei modelli numerici, cioè dei risultati di elaborazioni prodotte da modelli, per esempio, di circolazione mediterranea, prodotte appunto dai nostri colleghi che si occupano di questo tipo di problematica, e anche questi modelli sono consultabili e fruibili attraverso il sito di UTMEA. E da questo punto di vista vi faccio vedere come esempi il modello di circolazione del Mediterraneo e quello di previsione della circolazione tirrenica. Questo è un modello di previsione con aggiornamento giornaliero, che per esempio trova ulteriori utilizzi in un'applicazione che sta diventando e che diventerà nei prossimi mesi un'applicazione di tipo WebGIS sempre più strutturata, che si chiama Energia dal Mare, cioè per supportare l'analisi e la pianificazione di installazione di impianti per poter sfruttare efficacemente l'energia dal mare attraverso dei dispositivi che convertono il moto ondoso in energia. E da questo punto di vista faccio un attimo un passo indietro, perché questa che vedete per esempio è la schermata finale di quello che è il nostro prodotto, però dietro questo risultato finale in realtà c'è già un concetto di riuso. Innanzitutto c'è un concetto di riuso di dati prodotti da ENEA attraverso i modelli di simulazione, ma c'è anche un concetto di riuso di dati prodotti da altri organismi della pubblica amministrazione, perché per esempio qui dietro ci sta anche
l'utilizzo dei dati provenienti dalla rete ondametrica nazionale, l'utilizzo dei dati relativi alla delimitazione delle aree marine protette, quindi tutta una serie di strati informativi che sono messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente o da ISPRA attraverso i propri servizi. Quindi un riuso che serve poi per arrivare a un risultato finale, che è una serie di mappe articolate in maniera dinamica su un'applicazione WebGIS per vedere i dati di previsione del moto ondoso in termini di altezza di onda, di periodo e di frequenza, ma anche di direzione, oppure in termini di storico, quindi non solo modelli previsionali ma analisi di serie storiche del passato, per supportare per esempio l'installazione di dispositivi in aree dove effettivamente sono più convenienti dal punto di vista dei risultati ottenibili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ecco perché facevo riferimento al discorso delle aree marine protette. Andiamo avanti, altri esempi di uso e riuso di dati. In questo caso ho preso questo esempio perché vede la collaborazione tra Enea e l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento di Agraria. In questo caso l'obiettivo era l'analisi dei cambiamenti nell'uso del suolo in un'area italiana, in questo caso la conca di Avellino, in un cinquantennio di osservazioni. In questo caso quindi abbiamo messo insieme intanto una serie di dati che erano stati utilizzati o prodotti in precedenti progetti di ricerca da parte dell'Enea, quindi l'Enea in quel caso magari aveva acquistato quei dati o aveva prodotto quei dati per proprie attività di ricerca. Li abbiamo riutilizzati e abbiamo messo insieme a questi dati, abbiamo messo anche altre informazioni, per esempio come quelle ottenibili dalle immagini satellitari Landsat. E come molti di voi sicuramente sapranno, per esempio attraverso i servizi del Global Land Cover Facility e del Servizio Geologico Nazionale degli Stati Uniti è possibile avere queste immagini Landsat, quindi poter ricostruire sostanzialmente un'evoluzione attraverso l'analisi di immagini satellitari multitemporali risalendo sostanzialmente fino alla fine degli anni 70. Chiaramente stiamo lavorando a scale di un'area, diciamo così, un'area medio-grande, quindi non un territorio urbano nel dettaglio, ma un'area come quella per esempio della conca di Avellino, che grosso modo abbraccia alcune decine di comuni. Però la risoluzione delle immagini Landsat in questo caso si prestava bene, ma soprattutto l'opportunità di poter sfruttare queste immagini, di poter produrre nuove informazioni attraverso queste immagini messe a disposizione, era un'occasione che non ci siamo lasciati scappare. E a questo punto, in un'area, nella nostra area di interesse, abbiamo prodotto per esempio attraverso l'analisi di immagini satellitari Landsat, di fotografie aeree già in possesso da Enea acquistate dall'Istituto Geografico Militare e relativi ai rilievi del 1954, e attraverso processi di validazione effettuati utilizzando le ortofoto del Geoportale Nazionale, abbiamo ricostruito l'evoluzione delle trasformazioni del territorio urbano e agroforestale dell'area di Avellino, mappandole e producendo un nuovo strato informativo pronto per poi successive ed ulteriori elaborazioni, perché poi a questo punto questa è la fotografia dinamica della situazione, quindi l'analisi diacronica di come questo territorio si sia evoluto nel tempo. È chiaro che se un territorio si trasforma è perché interagisce con sicuramente con fattori antropici e interagisce anche con altri elementi morfologici che lo caratterizzano. Per sintetizzare, da un punto di vista, diciamo, dell'approccio analitico che è stato messo in piedi, sicuramente, come vedete nella diapositiva, abbiamo effettuato delle analisi utilizzando le famose metriche del paesaggio, le landscape metrics, per capire meglio effettivamente come queste trasformazioni, in che direzione sono andate queste trasformazioni. Ma è evidente, per esempio, che se un territorio si espande perché ci sono degli elementi che lo indirizzano in quel modo, ad esempio gli assi stradali, e quindi la possibilità per esempio di spostarsi
e di andare per esempio a lavorare nell'area urbana principale e magari risiedere in aree più periferiche. La presenza di assi stradali quindi chiaramente favorisce certi tipi di dinamiche e così via. In questo senso sono stati utilizzati tutta una serie di strati, alcuni open nel senso stretto della parola, e quindi faccio riferimento per esempio ai dati Istat, che in questo caso ci sono stati molto utili, non so se c'è la collega dell'Istat, per esempio per studiare come effettivamente ci sia stata sostanzialmente una correlazione fra le dinamiche della popolazione nel cinquantennio analizzato e le dinamiche dell'espansione delle modificazioni del territorio. E non solo i dati Istat relativi al censimento della popolazione, ma anche agricoltura, industria e servizi, chiaramente, perché effettivamente per il discorso che dicevo prima, gli spostamenti casa-lavoro, indirettamente in un modo aggregato è possibile anche ricavare queste informazioni. Quindi un dato open sicuramente molto utile. E poi tutta una serie di strati consueti in questo tipo di elaborazioni, come quelli appunto del database prioritario a 10.000 o gli strati informativi che sono messi a disposizione attraverso i vari servizi gestiti dal Ministero dell'Ambiente, ISPRA e mediante Sinanet, per poter ragionare e quantificare effettivamente come queste trasformazioni si siano verificate. Quindi in sostanza in questo caso i nostri risultati sono stati anche frutto e hanno tratto beneficio dall'avere a disposizione questi dati open o questi dati di libero accesso attraverso un loro uso e riuso mi preme anche sottolineare il fatto che da questo punto di vista vedremo poi nella parte diciamo delle applicazioni più legate alla didattica questa disponibilità è tornata nuovamente utile. Mi soffermo, prima di passare alla parte relativa alla didattica, su un altro tipo di esempio, invece sulle attività in corso e però diciamo con un orizzonte futuro un po' più ampio, perché ci stiamo lavorando intensamente in questi ultimi mesi. Quello di cui voglio parlare sono appunto i sistemi di supporto alle decisioni basati su interfaccia GIS o WebGIS, per la gestione delle emergenze e delle calamità naturali. In questo caso noi come ne vorremmo effettivamente, e lo stiamo facendo in una serie di progetti di ricerca sia a livello europeo che a livello nazionale, stiamo cercando di mettere a sistema tutta una serie di sistemi, di modelli e di applicazioni che adesso lavorano molto bene separatamente, ma che se convergessero in un unico centro di competenza potrebbero sicuramente dare un valore aggiunto, perché effettivamente sappiamo che nel caso di calamità naturali, specialmente quelle legate al dissesto idrogeologico del nostro paese, poter mettere in maniera efficiente, in maniera utile, in catena tutti i sistemi, dai sistemi previsionali fino a quelli di analisi, fino a quelli di gestione del rischio e poi dell'emergenza, sicuramente può avere un effetto molto utile sia in termini di prevenzione nello stretto immediato tempo dell'emergenza, sia in termini anche di pianificazione attraverso i cosiddetti stress test, cioè fare un'analisi e simulare cosa può accadere in un territorio se si verifica un'alluvione, una frana, un terremoto, e verificare effettivamente quale può essere la risposta di quel territorio e la resilienza delle infrastrutture presenti in quel territorio, le infrastrutture tecnologiche soprattutto, e questo, diciamo, questa è una competenza strettamente di Utmea, che stiamo cercando di sviluppare, di Neutmea, in termini per esempio di effetti a cascata ed interdipendenze. Cioè un problema sulla rete elettrica chiaramente ha effetti a cascata anche sulle reti di telecomunicazioni, ma anche su altri sistemi tecnologici, oppure un problema sulle reti di telecomunicazione può avere effetti a cascata magari anche su sistemi di telecontrollo, perché effettivamente viene a mancare il canale di trasmissione dell'informazione o di attuazione delle procedure di emergenza. È un aspetto diciamo ambizioso su cui stiamo lavorando molto e che chiederà
supporto chiaramente non solo di dati open e di applicazioni già esistenti, ma anche, come si diceva in una delle prime presentazioni, renderà necessario sviluppare anche degli accordi di collaborazione per la condivisione dei dati con enti e organismi sia a livello nazionale che a livello comunitario che hanno una serie di banche dati che possono essere utili per questi scopi, ad esempio per quanto riguarda il rischio idrogeologico, per quanto riguarda gli eventi sismici, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e poi a livello europeo il sistema di Emergency Management del Copernicus, il sistema EFAS per la gestione degli eventi di alluvione e così via. È un cantiere aperto su cui noi puntiamo molto e sul quale effettivamente noi confidiamo di poter fare leva anche sulla disponibilità di dati open a livello nazionale e a livello europeo. Nell'ultimo link troverete anche una serie di informazioni più specifiche sui progetti di ricerca che riguardano questo tipo di attività. Ultimo esempio molto collegato a quello che ho detto prima. La didattica trae sicuramente beneficio dalla disponibilità di dati open sotto varie forme, sicuramente a livello proprio dei corsi universitari veri e propri nell'ambito delle lezioni e delle esercitazioni ad esse connesse. Chiaramente insegnare GIS o telerilevamento senza poter effettivamente lavorare praticamente con un software di questo tipo e poter utilizzare dei dati serve veramente a ben poco, così come altro compito istituzionale dell'Enea, supportare per esempio le attività di svolgimento di tesi di laurea o di dottorato senza poter effettivamente lavorare su dei dati o poter offrire al candidato, al tesista un ambiente in cui mettersi alla prova nell'utilizzo dei dati serve a ben poco. Quindi, oltre al know-how, ci sono tutta una serie di strumenti a supporto che vanno dai software geografici, in casi anche per esempio di didattica sono anche molto utili software di tipo free open source, i dati open, i servizi GIS, come si diceva all'inizio, basati sugli standard OGC, e poi anche la pubblicazione e la condivisione dei risultati. Cioè, non dimentichiamo che stiamo ormai arrivando verso, siamo anzi pienamente dentro un modo di vedere i dati in cui la pubblicazione e la condivisione via rete è sicuramente l'obiettivo finale. Non serve a niente avere il dato sul proprio software GIS desktop, ormai è importante poterlo condividere anche a livello di esercitazione, anche a livello di didattica, figuriamoci a livello di attività di ricerca. E quindi, sinteticamente, sfruttando tutti quei dati di cui ho parlato prima, è possibile anche strutturare intanto delle esercitazioni durante i corsi semestrali in cui gli studenti devono imparare a utilizzare un software GIS e fare delle elaborazioni. E se si tratta per esempio di corsi di laurea, come è capitato personalmente a me, in cui effettivamente l'accento va sulle problematiche di urbanistica e pianificazione territoriale, qui c'è un punto debole, che è la difficoltà a reperire gli strumenti urbanistici a livello comunale. Come si diceva all'inizio, vengono dati in formato PDF, il PDF non è open. Ci sono magari dei casi invece un po' più virtuosi, come il piano territoriale regionale della Regione Campania, che viene messo a disposizione completamente da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista degli strati informativi. E infatti sulla Regione Campania siamo riusciti a fare delle belle esercitazioni. Per la pubblicazione dei dati, poi chiaramente ci sono varie piattaforme di servizi applicativi disponibili online. Ne ho scelta una perché è una di quelle che abbiamo utilizzato concretamente con gli studenti, che si chiama WorldMap, e sostanzialmente consente di creare un profilo, caricare i propri dati, per esempio i risultati delle proprie elaborazioni, le mappe prodotte, e pubblicarle attraverso un'interfaccia web GIS in cui sostanzialmente l'utente non deve programmare, non deve sviluppare, non si tratta di saper usare OpenLayer su MapServer o altri software simili, ma deve semplicemente caricare i propri dati e per esempio presentarli come risultato finale dell'esercitazione di corso o condividerle con i propri colleghi. Concludo, non sto dicendo niente di nuovo, ripetiamo le cose che abbiamo detto ampiamente durante questa mattinata, che sicuramente ripeteremo anche nel pomeriggio,
Però sicuramente i dati open sono un grosso contributo allo svolgimento sia delle attività di ricerca che delle attività di didattica. L'uso e il riuso sono il nucleo fondamentale, e per questo vorrei anche dire che a livello Enea, all'interno dell'Enea, stiamo cercando di migliorare questo aspetto, innanzitutto favorendo il riuso interno fra noi colleghi ricercatori, perché effettivamente abbiamo magari tutta una serie di dati e di elaborazioni che sono state prodotte, è un peccato non poterle condividere e su quelle poi costruire valore aggiunto. E poi rivolgersi anche all'esterno, altri organismi di ricerca, altre entità di ricerca, ma in alcuni casi particolari, anche per esempio come le problematiche energetiche, anche ai professionisti e al cittadino.